Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed ecco gli ingredienti per le nostre meravigliose tagliatelle ai funghi porcini. 350 grammi di tagliatelle. Noi stiamo facendo una dose super abbondante per 4 persone. Sì, sì. 600 grammi di funghi porcini ridotti in cubetti. Io li ho qui surgelati, li trovate agevolmente in tutti i supermercati. Ma se li avete freschi, meglio. Sono tutti un'altra certo. cosa. 200 grammi di panna da cucina, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale quanto basta, uno spicchio d'aglio. Iniziamo subito. Innanzitutto riempiamo una pentola con l'acqua, buttiamo una bella manciata di sale e mettiamo a bollire l'acqua per la pasta. In una padella bella alta versiamo l'olio e accendiamo il fuoco. Prendo il mio spicchio d'aglio, lo spezzo a metà e lo lascio andare leggermente con l'olio. Non appena l'aglio comincia a sfrigolare, butto dentro anche i funghi. E salo a piacimento per far sciogliere i funghi e far uscire anche l'acqua degli spezzi. Nel frattempo ho già messo su l'acqua per la pasta con una bella manciata di sale. Non appena sfrigolano ben bene, sistemo di sale, questo è piacimento naturalmente, e quando ancora sono avvolti dalla cremosità, tolgo l'aglio e aggiungo la panna da cucina. Tutti e 200 grammi. Mescolo velocemente ben bene, faccio amalgamare l'uno nell'altro gli ingredienti. Appena riprende il bollore, bello vivo, tolgo dalla fiamma. Ok, tolgo dalla fiamma e lascio 10 minuti insaporire la panna con i funghi. Buttiamo la pasta. 6 minuti e ci rivediamo qua dopo averla scolata. Prima di scolare la pasta, ricordatevi sempre di tirare fuori una tazza di acqua di cottura. Versiamo le tagliatelle appena scolate, rimestiamole un po' con la panna e se il condimento stenta ad amalgamarsi, basterà solo un po' di acqua di cottura. Quindi riprendiamo ad amalgamare in tutto. L'acqua di cottura, ragazzi, è importantissima, salvatela sempre prima di un buon piatto di pasta. Adesso impiattiamo e vi lasciamo le foto. Se volete potete aggiungere una generosa manciata di parmigiano reggiano.